Allora, se noi entriamo nel, per esempio, il primo link è l'elenco delle stampanti, oppure anche l'elenco dei driver, però diciamo che a livello pratico noi abbiamo magari il solito prospetto con le stampanti, o ci piace una certa stampante, ci è stata consigliata da un amico, allora entriamo nell'elenco delle stampanti. E ecco qua, allora siccome sono tante le stampanti, ci chiedono prima di selezionare un costruttore, quindi un po' come prima con i componenti Nvidia, non Nvidia, in questo caso andiamo sul classico HP, per esempio, un grosso costruttore non solo di PC ma anche di stampanti, oppure il modello. Ecco qui sul prospetto sicuramente c'è sempre il nome del modello, stampante tal dei tali. Facciamo bene, prendiamo una qualsiasi giusto per fare un esempio, ecco questa qua, una a caso, non è che io abbia questa, ma insomma. E poi c'è il pulsante mostra questa stampante. Ecco qua, ne ho proprio beccata una e non è un caso, perché ormai, piccola parentesi, più passa il tempo più è uno stereotipo quello di dire che ci sono dei problemi di compatibilità fra un certo hardware e Linux. In realtà, oggi come oggi, almeno in certi ambiti di hardware, per certi tipi di hardware, è probabilmente più difficile trovare qualcosa che non funziona rispetto a qualcosa che funziona. Quindi andiamo avanti, vediamo che qui ci sono i nostri bei tre pinguini. Questa stampante, andiamo tranquilli, la possiamo comprare, funzionerà perfettamente. Works perfectly. Torniamo indietro. L'altra possibilità è di elencare per costruttore, quindi boh, cambiamo, mettiamo Canon per una volta. Eccoci qua. Allora, ecco, quando c'è l'elenco per costruttore, in questo caso appunto Canon, vediamo che si inizia con quelli da tre pinguini, cioè questi modelli di stampante Canon funzioneranno perfettamente. Ottimo, andiamo avanti. Questi ci avranno qualcosina, che non funziona perfettamente, però se proprio abbiamo bisogno, ci piace uno di questi modelli, sicuramente ci possiamo sicuramente almeno stampare le funzioni base, poi chissà cosa faranno d'altro che magari non è supportato per il momento, però in linea di massima. E ecco, parzialmente un pinguinetto qua, qua bisognerà leggere bene il dettaglio di cosa funziona e cosa non funziona prima di andare all'acquisto, perché magari quella funzionalità che proprio abbiamo bisogno non va, allora tanto vale, inutile comprare. E poi qui rosso, accidenti, il pinguino col divieto. Queste, se usate Linux, come spero, tra parentesi, lasciate perdere. Ecco, quindi database delle stampanti direttamente dal sito della Linux Foundation, perfetto, si integra con tutta comodità e praticità, c'è dentro una marea di informazioni per una marea di costruttori e si troverà sicuramente il modello che fa per noi. Andiamo avanti, penultimo link, altra periferica, non so se più o meno diffusa delle stampanti, ma comunque discretamente diffusa, diciamo, è lo scanner. Ecco, gli scanner, anche qui, questo è il sito, Sane qua, il sito come si dice, del gruppo di sviluppatori del progetto Sane, dei driver Linux che supportano, anche qui più il tempo passa, sempre più modelli di scanner. E anche loro presentano questa pagina dove si può scrivere il fabbricante, mettere un filtro per fabbricante oppure addirittura per modello, quindi sempre, ancora una volta, ripeto, se abbiamo lì il prospettino tutto bello colorato con sul nostro modello di scanner che ci fa gola, scriviamo dentro il modello di scanner qui, schiacciamo search e vediamo cosa succede.
Anche qui facciamo il solito HP Hewlett Packard, facciamo search e ci verranno fuori tutti i modelli di Hewlett Packard conosciuti soprattutto dal driver Sane e quindi che funzionerà con il nostro software per gestione scanning e anche il livello di supporto corrente. Ecco, c'è da dire che ci sono vari livelli, qui non usano i pinguini per far vedere se più o meno ben supportato un certo modello, però lo scrivono, diciamo, ecco, per esempio questo primo modello qua, ScanJet 5300C, è supportato completamente, quindi perfetto. Altri modelli, good, quindi quasi perfetto, diciamo che tra complete e good andiamo benone. Basic, ecco, basic vuol dire che fa proprio il minimo, almeno fare uno scanning, magari non con tutte le risoluzioni previste. Ecco, per esempio qui vedo proprio, guarda caso la nota, risoluzione fra 100 e 600 supportata, 1200 a 2400 deve essere aggiunta come supporto nel driver. Quindi basic vuol dire che i vostri documenti saranno scansiti, scansionati fino a un massimo di 600 dpi, ma non fino al massimo di 2400 che sarebbe previsto da questo apparecchio. Però se uno si accontenta, gli va bene così e magari il prezzo è buono, eccetera, 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 perché no? Basic è supportato. Poi qui ce ne sono tanti complete, qualcuno non testato, quindi diciamo che in questo catalogo il modello è stato inserito, però nessuno l'ha ancora provato, quindi non si sa, ecco, questo è un incognito. Poi completo, completo, buono, basic, minimo, ai ai ai, non supportato, peggio ancora, quindi questi sono già scartati dall'acquisto per quanto riguarda noi pinguini. E avanti così, quindi qui il principio è un po' come quello delle stampanti, si cerca un certo costruttore, il modello, bla 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 bla, e si trova se è un acquisto sensato oppure no. Passiamo all'ultimo link che presenta, di la verità è una pagina che è una raccolta di link per webcam, camere digitali, supporto USB, eccetera, eccetera, un po' per appunto le webcam. Il principio è un po' identico ai link precedenti, soltanto che qui abbiamo per esempio dei link come Logitech che fanno riferimento a già qui in partenza a un costruttore specifico. Logitech è molto diffusa sia per i mouse che per le webcam e qui è proprio il sito della compatibilità Linux dei loro modelli, insomma. Ecco, vediamo un po' qui. C'è un elenco di apparecchi con un tipo di interfaccia, insomma, adesso qui non chiedetemi proprio la tecnica, UVC diciamo che è un tipo, credo, di driver o di tipo di interfaccia di questi modelli, poi ci sono anche le non UVC, quindi più di così non so, però sempre pensando al vostro prospettino o al vostro sito che siete andati a visitare con un certo modello di webcam, qui si clicca, è un PDF, apriamo il PDF e cercate il vostro modello. Ecco, io per esempio ho la 9000 Pro, eccola qua, supportata ovviamente se elencata, track, eccola qua, la mia 9000 Pro. C'è e così via, sono 9 pagine di vari modelli, qui c'è tutto il modello, tra 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 tra, cercate e vedete col suo rispettivo codice USB, eccetera eccetera. Anche qui il principio, ovviamente si cerca il modello, se c'è e non c'è scritto altrimenti è supportato, se c'è scritto qualcosa, una nota, la si legge e si giudica. Non UVC. Vediamo un po' anche qui, ecco, qui non è un PDF, ma parlano di vari tipi di driver. Ci sono
le camere della Philips, addirittura qua leggo, ci sono i vari modelli, Logitech, Laptech, bah, comunque elenco di prodotti, di apparecchi anche qua, eh. Ecco, poi qui adesso sono entrato nel sito Logitech, però ce ne sono anche altri, Creative, qui ci sono vari modelli di Creative, credo che sia il marchio appunto Creative, Blaster, un po' quel, il Creative forse sono più noti per le schede audio, Sound Blaster, eccetera, eccetera, qui Video Blaster, fanno anche delle webcam che sono compatibili anche con i modelli lì. Poi c'è un sito abbastanza noto che, sono qui, che è questo, dove ci sono una miriade anche qui di marchi, perché questo non è un sito specifico per un certo marchio, ma diciamo più per driver. Questo driver supporta un certo tot di modelli di certe marche e qui appunto c'è la colonnina importante per noi, è supportato sì, supportato no, in verdino immagino sia completamente, col rosso ma insomma, con l'arancione ci sarà qualcosa proprio che non va, ma dove c'è il verde insomma che vada bene, vedete qui in ordine alfabetico, le varie marche, Creative, Bang, Captech, Logitech, Torn, Mustek, Polaroid, addirittura, eccetera, eccetera. Ecco, anche qui il principio è sempre quello. Ecco, per quanto riguarda questo tutorial, direi che vi ho mostrato un'ottima, un'eccellente, completa base di valutazione per i vostri acquisti e spero vi sia utile anche a sfatare il mito che con Linux a volte l'hardware non funziona. È molto, ma molto più raro che non funzioni del caso in cui funziona e soprattutto grossa differenza con Windows è che con Windows avete bisogno di una valigia di CD con tutti i driver da inserire per ogni apparecchio che comprate, con Linux inserite, punto, basta, funziona, non avete bisogno di nient'altro se non il PC nel quale inserire la vostra presa USB. Alla prossima!